Allora, carissimi amici di Mitico Snake, coltellino, ok? Se non lo vedete dall'altra inquadratura, lo potete vedere direttamente dalla seconda, perché questo qui sarà un unboxing un po' diverso dal solito. Allora, eccomi qua, compaio nell'inquadratura, miei carissimi amici di Mitico Snake. Come avete potuto vedere dall'inquadratura principale, ovvero la seconda, la prima, poi non so da dove lo inquadrerò. Perché? Perché è arrivato un nuovo pacco. Un nuovo pacco è arrivato sempre dalla mia fidanzata e nuovamente una mystery box. Ma ve la faccio subito vedere perché guardate qua, una mystery box un po' più grande rispetto al solito. La potete guardare anche dalla seconda inquadratura, ok? Allora, un po' diversa dal solito e come vi dicevo è anche leggermente più grande. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di venire qua al banco questa volta per l'unboxing subito dopo la sigla. Allora, miei carissimi amici di Mitico Snake, eccomi qua, sono al banco, è arrivato il momento di aprire il coltellino e andare ad aprire questo pacco, che poi tra l'altro è un pacco arrivato dalla Nexiv, se non sbaglio, sì, dalla Nexiv. Allora, io sto iniziando. Usiamo il coltellino. Facciamo tutto brutalmente. Ma cavolo, da aprire questa cosa è un pochino. Allora, tagliamo anche qui. Eccolo qua, ce l'ho fatta. E via la prima parte dell'apertura. Buttiamo a terra, tanto dopo andrò ad alzare. Allora, iniziamo. Da dove devo partire? Eccola qui, l'apertura è da questa parte. Allora, ragazzi, io apro. Se succede qualcosa, sappiate che vi ho voluto bene sin dall'inizio, Quindi non so cosa ci sta all'interno di questo pacco. Allora, intanto molto ben coperto dal pluriball, vedo qualche confezioncina. Allora, ragazzi, non so cosa ci sta qui dentro, ancora devo scoprire. Come potete vedere, abbiamo il pluriball. Con mano posso toccare alcune piccole confezioni che secondo me, non dico che promettano bene, ma quasi. Allora, io tolgo il pluriball, vediamo un attimino. Ma no, ragazzi! Ma davvero? Allora, ragazzi, ci sta qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante sono, contiamoli bene, tre prodotti. Tre prodotti. Allora, vediamo un po'. Allora, ragazzi, sì, allora. Beh, sono accessori veramente, non dico fantastici, ma torneranno molto molto utile. Allora, io direi di partire dal primo, infatti, eccolo qua. Allora, il primo è lui, ovvero un, diciamo, una sorta di display che consente di ingrandire l'immagine di ciò che stiamo vedendo sul nostro dispositivo. Devo dire che non è affatto male, magari sì, si può vedere tipo una sorta di lente di ingrandimento, sì, dai. Diventa tipo un 7 pollici, un pochino più piccolo del display che sta sulla fotocamera. Lo faccio vedere dalla seconda inquadratura. Ok. Poi, ok, mettiamolo a parte, poi questo lo proverò. Allora, buttiamo intanto tutto qua a terra. Poi dopo andrò ad alzare. Il secondo accessorio è un flash per fare i selfie. E questo qui devo dire che avevo intenzione di comprarlo perché magari sa quando si fanno delle foto e non si ha flash a disposizione, questo può tornare utile. Allora, io intanto ve lo apro, vi faccio vedere la confezione. Ok, adesso è arrivato proprio il momento di aprirlo ed eccolo qua. Allora, vi dico solo che
porta un cavetto, vabbè, micro USB e questo ci sta, ma ecco qua il pezzo forte. Questo qua è un flash che serve per i selfie con pinza anteriore, in modo da poterla attaccare direttamente sul nostro dispositivo. Adesso non posso farvi vedere perché la seconda inquadratura la sta facendo proprio il mio OnePlus. Dall'altro dispositivo magari, ed ecco qua, proprio in questo modo qui, se riesco a farvi vedere tutto, ok? Adesso non posso farvi vedere perché con quest'altro cellulare sto registrando l'audio del dispositivo, di questo video, scusate, ma beh, devo dire che torna molto utile. Proviamo un attimino ad accenderlo. Sì, dai ragazzi. Ed ha anche varie regolazioni. E una, e due, e tre. Beh, ma devo dire che è fantastico. Veramente una figata. Veramente una figata. Dai, mi piace, mi piace, mi piace. Utile. Molto utile. Allora, e devo dire che questo fatto è stato un regalo del mio compleanno da parte della mia fidanzata. E ragazzi, dato che ultimamente state ancora commentando quel video di alcuni auricolari che vi ho portato qui sul canale, che ancora oggi ricevo alcune domande proprio su quegli auricolari, ed infatti eccoli qua, le cuffiette TWS i7S, ed eccole qua, e per mia fortuna ritornano nuovamente sul canale, sperando che siano un'unità che funzionano bene rispetto alla volta scorsa. Allora, io le vado ad aprire perché voglio ispezionare un po' il packaging. Allora, il packaging è solito. All'interno troviamo il cofanetto, le cuffiette, sperando che non siano quella solita cosa che poi andrà a finire male. Allora, sì, le cuffiette, perfetto. Sì, allora, dai, eccole qua, io ve le faccio vedere. Ecco qua il cofanetto, lo conoscete già, queste sono le TWS i7S, ve le faccio vedere qua anche da quest'altra inquadratura. E dai, devo dire che un unboxing mystery box mi è piaciuto perché ha portato con sé tre elementi che veramente mi servivano. Allora ragazzi, io ve li faccio nuovamente vedere. Allora, le TWS 7S, il flash, ovvero quello là che va montato sul nostro dispositivo per i selfie, e diciamo una sorta di display a ingrandimento per il nostro dispositivo. Io li metto tutti qua, eccoli qua, li faccio vedere, e con questo beh, chiudo il video. Innanzitutto voglio ringraziare la mia fidanzata per avermi mandato ancora una mystery box, questa volta per il mio compleanno, perché dovete sapere, questo video esce di domenica 3 novembre, io ho festeggiato il compleanno il giorno prima, ma il pacco è arrivato 2 giorni fa. Quindi sì, ha una bella storiella questo pacco, e veramente ragazzi, ne sono molto molto contento, e soprattutto grazie amore mio per avermi regalato questo pacco, questa mystery box per la seconda volta. Beh, devo dire che sono molto più contento dell'altra volta, dai, sono rimasto pienamente soddisfatto. Non dico di provarli perché le TWS 7S le conosco già, magari posso provare per vedere se vanno in carica. Sì, dai, ci sta. Più tardi le proverò e magari vi aggiornerò direttamente su Instagram. Allora, io chiudo qui questo video unboxing sulla mystery box. E vi raccomando, adesso aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, e vi raccomando ragazzi, scatenatevi, ditemi tutto quello che volete, ma soprattutto lasciate tutti i vostri pollicioni in su, tutti i like, perché aiutano veramente il canale. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito e immediatamente al canale, perché veramente ragazzi, ripeto, siamo quasi ai 1500 iscritti, dai che a poco alla volta ci arriviamo. E oltre a questo, già lo sapete, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. E già lo sapete, l'ho detto quasi alla fine di questo video, che potete seguirmi anche su Instagram, ve lo ricorda l'animazione, ma potete trovare tutti i link di riferimento alle mie reti sociali qua in basso nella descrizione. E noi ci vediamo nuovamente qui domenica prossima con un nuovo video. E io intanto, beh, vado a sperimentare questa lente di ingrandimento. Vado a vedere se funzionano le TWS 7S e vado
beh, a divertirmi un po' con questo selfie flash, perché lo trovo veramente interessante. Poi soprattutto che si possa caricare con una micro USB, ma vabbè, questi sono particolari, avrei preferito una USB-C, ma sono particolari. Allora ragazzi, beh, non voglio parlare più di tanto, io vado a provare subito questi dispositivi, questi gadget, e vi ripeto, ci vediamo qui domenica prossima sul mio canale con un nuovo video. Ciao!